Un saluto agli amici di Mythical Snake. Nel video precedente vi avevo mostrato lui, il mio nuovo zaino tech, colui che mi consente di trasportare tutta la mia attrezzatura in modo davvero facile, ma soprattutto comodo. Credetemi, qui dentro ci sta tutta la mia attrezzatura ed è un'attrezzatura da un valore di circa 700 euro. Non ditelo a nessuno, eh? Ma voglio mostrarvi tutta questa attrezzatura dopo la sigla. Allora, prima di andare avanti voglio ricordarvi che alcuni prodotti che vedrete in questo video fanno parte di alcune delle mie video recensioni e i link alle mie video recensioni li trovate qua in basso nella descrizione e nella stessa descrizione trovate anche i link d'acquisto a tutti questi prodotti che io già ho recensito. Detto questo, possiamo andare avanti. Partiamo a parlare di due cose principali che porto sempre con me. E partendo da uno dei primi è il computer, colui che mi consente di editare video per quanto riguarda il canale YouTube, ma soprattutto che riesce a farmi lavorare e non smetterò mai di dirlo, non troppo esigente ma dalle buone caratteristiche, beh certo che se non fosse per la batteria sarebbe il top. Andando avanti, un'altra cosa molto importante è quella che mi sta riprendendo in questo momento, ovvero la mia Nikon Coolpix B500, che non solo mi consente di catturare i video per quanto riguarda il canale YouTube, ma mi consente di catturare tutti quei momenti belli e indimenticabili. Andando avanti, parliamo degli accessori e iniziamo a parlare di quelli che fanno parte del computer. Io, sia in viaggio o magari durante il lavoro, a me servono sempre delle memorie di massa e non mi faccio mai mancare un bel set di pendrive USB di vari tagli che consentono di scambiare i file con i colleghi e perché no magari di salvare sopra dei file che a me servono al momento. A seguire ci stanno anche degli adattatori come un adattatore micro USB, un adattatore Type-C e un adattatore per le micro SD card che non guasta mai. Andando avanti, parlando di memoria di massa, porto sempre con me lui, il mio hard disk della Toshiba da 500 GB. Beh, questo hard disk è un vero e proprio backup completo di tutto il mio computer, perché non si sa mai, il mio computer da un momento all'altro dovesse smettere di funzionare, io su questo hard disk tengo tutti i miei dati salvati. Adesso, andando avanti, parliamo degli accessori che fanno parte della fotocamera. Come molti di voi già sapranno, la mia fotocamera non ha una batteria proprietaria, ma con me viaggiano sempre due set batteria in formato stilo e non posso farmi mancare questi due caricatori che porto sempre con me e che mi consentono di ricaricare i miei due set batteria stilo. E a seguire troviamo proprio l'altro set batteria stilo da 4800 mAh che mi hanno salvato in alcuni casi. Andando avanti troviamo un cofanetto dove all'interno troviamo il microfono che mi consente di catturare l'audio di questi video e troviamo anche un paio di auricolari che mi consentono di ascoltare della buona musica, fare editing dei video senza dare fastidio all'ambiente circostante e perché no guardare un bel film su Netflix. Andando avanti parliamo di cavetteria e degli accessori che mi consentono di ricaricare i vari dispositivi. Come primi accessori troviamo il famosissimo caricabatteria da parete Speaker F207 e dato che viaggio molto anche due caricatori d'auto. Ma non finisce qua, per quanto riguarda gli accessori con me viaggia anche un portatelefono che in auto serve sempre. A seguire troviamo i due cavetti micro USB che mi consente di ricaricare il mio smartwatch e il mio powerbank e troviamo il cavetto USB Type-C che mi consente di ricaricare il mio smartphone. Andando avanti troviamo anche un selfie stick che può sempre servire magari dato che io ci ho preso la mano a girare i vlog per avere una ripresa un pochino più stabile, può sempre servire magari anche per farsi qualche autoscatto con una stabilità migliore. E a seguire troviamo anche un adattatore che mi consente di collegare il mio smartphone a tre piedi. E per ultima cosa troviamo il power bank della Seeker da 16.800 mAh. Già ve l'ho detto nel mio scorso video, i 16.800 mAh non sono effettivi, però riescono a ricaricare quasi due volte il mio dispositivo. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio di questo video, alcuni prodotti fanno parte delle mie video recensioni e i link li trovate tutti qua in basso nella descrizione e trovate anche tutti i link d'acquisto ai relativi prodotti che hanno fatto parte delle mie video recensioni. Adesso non resta altro che sapere la vostra qua in basso nei commenti.
e se anche voi come me avete uno zaino deck e magari se volete dimmi parte dell'attrezzatura che voi trasportate. E vi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate tanti bei pollicioni su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e condividete questo video perché a me aiuta molto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, di cui vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. I link li trovate sempre qua in basso in descrizione. E già lo sapete, solita storia, solito giorno, solito orario, ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!